La felicità donata dall'arte è contagiosa e rende creativi. Infatti, a Bitonto sono state promosse nuove iniziative culturali sui social network nel corso di questa settimana. La Bitontina Anna Vacca e l'Altamurana Cecilia Capozzo, due assistenti alla comunicazione, hanno creato un format innovativo. Resto a casa, gioco e imparo con la LIS, in diretta 3 volte alla settimana sui loro profili Instagram. Si tratta di un corso base della lingua italiana dei segni per udenti e non. Promotto di questi giorni, quindi insieme ce la facciamo, supereremo anche questa, insomma. Allora, oggi io e Cecilia abbiamo pensato proprio di far vedere, farvi conoscere, spiegare le lettere dell'alfabeto, perché anche quelle sono importanti. Iniziamo dalla prima, la lettera A. La A si segna in questo modo, è tipo un pugno, però in realtà le dita appunto non sono chiuse così, ma le troviamo così, e questa è la lettera A. Poi abbiamo la B, è un 4 in verticale, questa è la configurazione della mano, B. Asteria Space ha chiamato a raccolta tutti gli scrittori per pubblicare sul suo blog racconti di almeno 10 pagine. L'idea in cantina è quella di dar vita a un ottocentesco romanzo d'appendice in una veste contemporanea. Hanno risposto all'iniziativa Barbara Buttiglione, Anna Maria Pazienza e Pier Giorgio Meola. La bitontina Francesca Di Coste, sul suo profilo Instagram, ha creato la rubrica Share Art, a cui diversi artisti, tra cantanti e musicisti, hanno aderito, permettendole di condividere video di loro performance. Io sto semplicemente cercando di diffondere la bellezza sul web, quindi aspetto i vostri video mentre cantate, ballate, recitate in casa. Ho avviato questa rubrica dal nome Share Art ai tempi del coronavirus. Mi trovate su Instagram come Dick Fra, tutto attaccato, minuscolo con la K, e su Facebook come Francesca Di Coste. La compagnia Okiko Drama ha mantenuto viva la sua arte, condividendo sui social video di performance dei suoi componenti, tra questi quelli di Emanuele Licinio, con la recitazione di alcuni monologhi d'autore come Don Juan de Marco, un film del 1994, e di Alessia Ricciardi, che si è cimentata con il canto interpretando Alleluia di Leonard Cohen. Alleluia.